Buonasera e ben ritrovati per l'appuntamento con il telegiornale delle 19.30 di Speciale News. In apertura stasera, gli esteri, come confermato nella vigilia, le elezioni di medio termine americane hanno visto la vittoria dei repubblicani e una brutta sconfitta per Obama. I prossimi 2 anni saranno per lui davvero difficili. In servizio. Come era nelle previsioni della vigilia, le elezioni di medio termine americane hanno visto il successo dei repubblicani, che dopo 8 anni di attesa conquistano l'intero congresso a Capitol Hill. La vittoria è stata molto ampia, decisivo lo stato dell'Iowa. Per Obama adesso si profilano 2 anni difficilissimi e si tratta del peggiore scenario democratico dai tempi di Eisenhower. Ora le leggi proposte dall'attuale presidente americano dovranno passare sotto l'egida repubblicana. L'assurdo è diventato realtà. Ricordate Amanda Knox, la ragazza condannata per la morte di Meredith Kercher? Ebbene, è diventata giornalista. Incredibile, ma vero. Secondo un quotidiano di Seattle, la studentessa condannata sta visionando e sta facendo la sua attività giornalistica come freelance. Il direttore Patrick Robertson dice di lei che è molto intelligente, capace, una giornalista altamente qualificata. Beh, su questo abbiamo dei dubbi. La Knox si occupa di notizie locali e scrive anche delle recensioni teatrali. A inizio anno era tornata all'Università di Washington per laurearsi in scrittura creativa che frequentò in Italia. Cioè, davvero, veramente, se ci permettete, anche una piccola constatazione per dire che una ragazza condannata per l'omicidio della studentessa inglese e fare giornalismo, francamente, sconcerta. Andiamo avanti, parliamo adesso dell'ondata di maltempo che ha colpito il centro ed il nord Italia, particolare allerta in Piemonte, Liguria e Lazio, dove notizia di poco fa, domani saranno chiuse le scuole. Il servizio. Il maltempo è tornato a flagellare la Toscana, dove sono esondati 2 fiumi, ma per fortuna non si registrano vittime. Moltissimi gli sfollati e scuole chiuse in tutta la regione. Situazione critica di nuovo in Liguria, con Genova che è stata colpita mercoledì da un nubifragio. Allerta nell'Alessandrino, dove un paese, Gavi, risulta il più colpito con una settantina di sfollati. Nel Parmense, paura per 2 fiumi a rischio esondazione, ed in Umbria, la perturbazione proveniente dalla Spagna dovrebbe arrivare nelle prossime ore nel sud Italia. Parliamo adesso di vicende e di scommesse dedicate al mondo del calcio. Accompagnamento coatto e ammenda di 250 euro per 2 ex giocatori del Bari, il portiere Gillet attualmente al Torino e Marco Rossi perché non si sono presentati al tribunale di Bari. Dopo l'assenza di ieri del capitano Caputo nel processo sulle partite truccate, oggi i 2 ex biancorossi avrebbero dovuto testimoniare in uno dei processi, quelli in cui sono imputati anche per violenza privata, 3 ex capi ultra della tifoseria barese. Andiamo avanti, parliamo adesso della legge Severino che non sarà modificata. Lo ha detto a chiare lettere il ministro della Giustizia Orlando. Intanto si attende il parere della consulta sul caso di Magistris. Il servizio. La revisione della legge Severino non ci sarà, lo ha detto il ministro della Giustizia Orlando, specificando che non è all'attenzione del Dicastero da lui diretto. Tutto ciò in attesa della decisione della consulta sul caso del sindaco di Napoli De Magistris, rientrato nelle sue funzioni da pochi giorni dopo che il TAR aveva rinviato gli atti della sua condanna alla Corte stessa. In chiusura il calcio, domani sera fase di ritorno dei gironi di Europa League in cui sono impegnate 4 formazioni italiane.
in beni esterni per Inter e Torino, i nerazzurri sono attesi in Francia da Saint-Étienne, andata 0-0 a San Siro, mentre il Torino in scena in Finlandia con la KJK Helsinki, andata a Torino 2-0 per il Granada. Poi sarà la volta di Fiorentina e Napoli con i Viola che attendono il PAOK Salamico all'andata 3-0 in Grecia, mentre il Napoli riceve a San Paolo gli svizzeri dello Young Boys che hanno battuto gli azzurri di Benitez all'andata a Berna per 2-0. È tutto per quanto riguarda questa sera il telegiornale delle 19.30 di Speciale News. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 22 con La Notte e poi domani mattina alle 8 con Nuovo Giorno. Buon proseguimento di serata. Ci vediamo domani sera.